Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Oggi parliamo della valutazione sovranazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. A cosa ci riferiamo precisamente? Riconoscendo la necessità di un approccio sovranazionale all'individuazione del rischio, già la quarta direttiva antiriciclaggio del 2015 incaricava la Commissione europea di una valutazione dei rischi specifici di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che minacciano il mercato interno e riguardano le attività trasfrontaliere, onde adottare le misure preventive necessarie. Più nel dettaglio, com'è strutturata? La valutazione sovranazionale è composta da due documenti che nell'insieme forniscono una descrizione dettagliata dei rischi e le relative misure per contrastarli di 42 prodotti ripartiti in 8 settori, classificati in base ai diversi soggetti obbligati e alla valutazione nazionale del rischio riciclaggio. Tra le categorie individuate rientrano i prodotti e servizi connessi al denaro contante, il settore finanziario e i prodotti e i servizi non finanziari. Inoltre, la relazione indica le misure di mitigazione già in vigore nell'Unione Europea o in preparazione e formula raccomandazioni agli Stati membri che hanno carattere vincolante e costituiscono una fonte di diritto europeo al pari delle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea. La direttiva antiriciclaggio prevede che la relazione sia aggiornata ogni 2 anni, rivedendo e perfezionando le informazioni contenute nelle precedenti e, se necessario, ricalcolando il livello di rischio di settori che hanno registrato mutamenti rilevanti, ad esempio le criptoattività o il gioco d'azzardo online. Quali sono i punti di attenzione più rilevanti proposti dalla valutazione sovranazionale 2022? Dagli esiti della valutazione emerge innanzitutto come la mancanza di trasparenza sulla titolarità effettiva dei soggetti economici sia una minaccia trasversale a diversi settori e sottosettori. Nel settore finanziario, le banche, le autorità di regolamentazione e gli stessi organismi di investimento che utilizzano conti omnibus capaci di gestire fondi di diversi soggetti mantenendone l'anonimato, hanno difficoltà ad accertare rapidamente i titolari effettivi. Nel settore non finanziario, la criminalità approfitta di soggetti e istituti giuridici che per loro natura rafforzano l'anonimato o l'occultamento di titolari reali, come accade ad esempio nel settore immobiliare o dei beni ad alto valore. Inoltre, nonostante le operazioni in contanti siano in diminuzione, la domanda di banconote, al contrario, sembra in aumento, a dimostrazione che il contante rimane una riserva di valore molto diffusa. È il cosiddetto paradosso del contante e anche per questo l'Unione Europea ha adottato un regolamento relativo ai controlli sul denaro in contante entrato in vigore nel giugno 2021. È necessario infine affrontare i rischi legati alla rapida diffusione nel sistema finanziario delle criptoattività e delle tecnologie a registro distribuito. Quali sono le misure di mitigazione indicate dalla Commissione nella relazione? Molte delle misure normative previste dalle valutazioni precedenti sono state adottate, una fra tutte la quinta direttiva antiriciclaggio, mentre è in corso l'approvazione di un pacchetto di 4 proposte legislative in materia antiriciclaggio, il cui elemento centrale è costituito da quello che sarà il codice unico dell'Unione Europea in materia. Si tratta di una proposta di regolamento che sostituirà le norme minime delle direttive antiriciclaggio in vigore oggi con norme più dettagliate e direttamente applicabili. Grazie.